Ci troviamo a Sala Consilina, nei pressi della Lamagna delle scuole elementari, dove si è tenuta questa mattina la presentazione dell'Associazione Forense Avvocato Igino Cappelli. Un'associazione nata allo scopo di conservare il patrimonio librario dell'Ordine Forense Salese, intitolata ad un pezzo di storia dell'avvocatura di questo paese. Con questa associazione si vuole continuare a esprimere quella che è la cultura giuridica importante del nostro territorio, che ha visto nei secoli scorsi giuristi importanti come il professore De Marsico, Vairo, Gatta che ha scritto il primo codice delle leggi borboniche nel 1770, era di Sala Consilina, ma poi il professore Brandi Leone di Buonapitacolo e tanti avvocati e magistrati illustri che sono usciti da questa terra. Terra martoriata per le recenti falcidie dei servizi, e noi cerchiamo di risollevare un po' l'umore, l'animo degli avvocati, dei giuristi, dei cittadini con questa associazione, cercando di promuovere quella che è la biblioteca storica del Foro di Sala Consilina, che è rimasta alla nostra associazione e che conta numerosi libri del Settecento che alcuni professori universitari, fra cui la professoressa Ileana Del Bagno, che è pollese ma insegna storia del diritto italiano a Salerno, all'università, attinge, perché ci sono dei testi che non si trovano neanche a Napoli probabilmente. Un ricordo dell'avvocato Igino Cappelli? Noi abbiamo voluto intitolare questa associazione all'avvocato Igino Cappelli perché è stato un presidente dell'ordine, un avvocato carismatico, di grande intelligenza. Oggi si usa dire civilista, penalista, invece io penso che l'avvocato Cappelli era un avvocato a tutto tondo, legato a Sala Consilina. Il papà era pure un grande avvocato, amico di Alfredo De Marsico, e che ha lottato strenuamente con tutto il foro, perché purtroppo saprete che ogni 4-5 anni si parlava di questa soppressione. Il caso ha voluto che dopo la sua scomparsa, dopo 2 anni, purtroppo è venuto a mancare anche il Tribunale. E secondo me questo, io credo a questi intrecci nella vita, speriamo che con questa associazione intitolata a suo nome si possa recuperare il terreno perduto. Si parlava di organizzare una fondazione che però sembrava essere piuttosto complessa. Decidemmo di trasformarla in un'associazione, non fondazione, perché era più facile da creare, e ci ponevamo il problema di come chiamarla. Come la chiamiamo? Alfredo De Marsico. Poiché noi abbiamo la via del Tribunale via Alfredo De Marsico, la Camera Penale è intitolata ad Alfredo De Marsico, in Tribunale abbiamo il busto di Alfredo De Marsico, al Consiglio dell'Ordine avevamo il calco del busto di Alfredo De Marsico, pensai di trovare un altro nome e mi chiedevo come la chiamiamo, Associazione Avvocati Vallo di Diano, Associazione Avvocati Salesi, Associazione Avvocati Sala Policastro. E la nostra dipendente mi disse: avvocato, ma perché non la chiamate Associazione Avvocato Igino Cappelli? E così è nato l'idea di intitolarla a mio padre. Fu una coincidenza, in quell'attimo c'era anche l'avvocato Rienzo, l'avvocato Di Palma, ci guardammo in faccia e dicemmo: sì, questa è una bella idea, perché non intitolarla a lui? E così è nata l'associazione Avvocati Igino Cappelli. Poi vabbè, i passaggi sono quelli soliti, formali, ma la storia, la motivazione del perché è stata intitolata a lui è una motivazione che viene dopo, cioè è stata una combinazione, ma poi ci siamo resi tutti conto che avevamo fatto la scelta giusta. Questa biblioteca è una biblioteca storica innanzitutto e raccoglie una serie di opere di grande pregio, intanto una serie di riviste ottocentesche ma anche una serie di volumi rari, anche settecenteschi, e quindi il mio invito oggi sarà proprio quello agli avvocati della zona di donare, se possibile,
quei volumi che raccolgono nelle biblioteche private che, se acquisite da una biblioteca importante, acquisiscono esse stesse maggior valore. Quindi oggi questo sarà il mio invito. Una fonte quindi importante da cui poter attingere. Certo, è una fonte importante. Io già ho inviato qualche studente da Salerno per delle tesi di laurea, perché ci sono dei volumi altrimenti introvabili. E poi ci sono anche delle opere che sono state realizzate proprio da giuristi salesi, quindi anche su quelle si possono avviare degli studi. Ecco, io spero che questa biblioteca diventi un centro di ricerca, un polo culturale per la zona.